Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo gioco per i tablet o per i cellulari o tutto quello che volete. Siamo tornati su Age of Sparta. Dovrebbe essere così. È un gioco molto particolare e chi mi conosce sa perfettamente che a me questi giochi le grandi emozioni, sa perfettamente che questi giochi mi piacciono da morire. Tra l'altro io vi dico, seguite un attimo questo video perché... Ok, perché ci sarà davvero da divertirsi. Quante cose sto sbloccando tutte insieme! Oh, per farvi capire che comunque ci ho giocato, ho fatto un po' di tutorial e alla fine siamo arrivati qua. È un gioco gestionale. Il bello è che uno c'è la grafica che è davvero impressionante, almeno per me, io non ho mai giocato a un gioco di questo, poi non lo so. Tra l'altro qua sotto vedete la chat di altri utenti che stanno giocando. Ben contento per loro. Trovate questo link qui sotto in descrizione per scaricarlo. Che cazzo è passato Pegaso? L'ho visto sullo schermo del televisore. Allora, vi dico semplicemente che queste sono le caserme. Qui possiamo allenare il nostro esercito. Per il momento c'ho i frombolieri, o se no c'ho i pelstasti. Tra l'altro ci stanno anche le creature mitologiche. Ora vi faccio vedere. Se noi andiamo su missioni e ci abbiamo il combattimento, no, l'ispirazione, ma cazzo me ne fotte a me dell'ispirazione, io voglio la grande guerra, i persiani ci attaccano e noi andiamo. Diamo il benvenuto ai persiani con le nostre lance, a destra l'ho addestrati, vince una battaglia nella missione contrattacco. Quindi, noi ce ne andiamo nella nostra mappa, questo qua sembra molto tipo alla Caesar 3, no? Per chi lo conosce, madonna che canzone figa. Per chi lo conosce, Caesar 3 è un gioco vecchio. Praticamente c'era il menu mondo che potevi commerciare oppure vedevi dove potevi attaccare tutto quanto. Quindi facile o facile? Oddio, facciamo questo. Io non vedo l'ora di andare a quelli difficili, perché mo vi faccio vedere. Questo è l'esercito nemico. Cioè, guardate com'è figo. Hanno tutti i trombolieri, se non sbaglio. Noi possiamo fare o l'automatico, cioè possiamo mettere le nostre truppe automaticamente, o possiamo decidere noi quale mettere. Allora, io intanto metterei i frombolieri. Già che ci sto, ci butto pure questi qua. E ci butto questi. Cioè, automaticamente, secondo me, noi dovremmo vincere così. E i satiri non li metto, che poi tra l'altro non hanno una grande salute, quindi mi sa che vanno, non lo so, devo ancora capirlo bene questo gioco, ma noi iniziamo. Allora, vedete, adesso c'è la battaglia, vedete, stanno combattendo, fanno da soli, perché adesso vabbè, oh, prendo questo. Allora, praticamente durante il combattimento ci possono stare degli scrigni, ci può essere una bomba esplosiva che fa zompare i nemici. Cioè, possiamo fare un sacco di cose veramente interessanti. Io me ne voglio fare un'altra. Voglio farmi un'altra volta questa qua. Va, metto automatico per farvi vedere. Adesso mi ha messo tutte le unità più forti. Attenzione. Perché poi volendo possiamo anche mettere stop il gioco. E possiamo decidere da un bonus scontro. Vedete, se noi facciamo così. Faccio avanti, vedi? Do un bonus alle unità. Da un bonus contro tutti. O se no faccio indietro e faccio così. Ma chi se ne frega. Oh! Vedete? Mamma mia. Vabbè, ma c'ho la squadra. Allora, in realtà, conoscendo molto questi giochi, perché ci gioco, mi ritrovo facile a giocarlo. E infatti ho delle unità che sono già parecchio potenti. Bene, ci siamo. Il grosso delle forze nemiche arriverà a breve. Forse dovremmo prendere l'iniziativa, colpirli mentre stanno preparando il campo. Sto gioco mi... Perché ce n'hanno solo due? Io non capisco. Allora, mi metto il bonus contro quello là. Faccio automatico. Madonna, lì vabbè, li sgonfiamo, ragazzi. Ma neanche a pensare. Li sgonfiamo. Mamma mia, vedete? Cioè, li abbiamo rotti. Ma per forza. Gioco, fammi... Gioco, voglio... Perché... Mardonius. Arrendetevi ora. E forse sarò così generoso da non spazzarvi completamente via dalla faccia della terra. Senti zio, adesso tu non mi devi tanto rompere il cacchio, perché io ti pio e ti distruggo. Te, l'esercito, Ammamad, Arziada. Mamma mia, è veramente ben fatto. E guarda, non ho fatto niente, l'ho massacrati. Ovviamente, ragazzi, se è così facile adesso,
cioè, ciò non toglie che andando più avanti diventerà, vedete, sempre più difficile. Mi serve il bonus. Mi serve il bonus contro questi qua. Da un bonus contro questi. Voglio un bonus contro questi qua. Vai. Me li dovete massacrare. Vedete, ha visto la bomba? Ok. Dai ragazzi, dai. Loro sono forti, eh. Speriamo di non aver sbagliato bonus. Maronne mia. Al qualche unità l'abbiamo persa, perché non so se ho fatto bene il bonus. No, quello là, ma che? 6 gemme per gli animali, ma chi se ne frega. Io continuo con l'esercito che c'ho adesso. Io voglio continuare un attimo qua. No, allora il nostro nemico si chiama Mordinius. Ma non è importante, presto lo chiameranno prigioniero. Alle armi, i persiani stanno attaccando. Wanama. Perché è così. C'abbiamo due di loro. C'abbiamo due di loro. E a questo punto, questo praticamente sono mezzo morti. E io faccio così. Voglio metterci tutti questi qua. Livello 8, livello 5. Perché noi abbiamo, vedete, faccio così. Metto stop e giro. E ci esatto. Riprendi. Vediamo come funziona, Speriamo bene. Speriamo bene. Madonna, un'unità mi è morta male. Due unità mi sono morte malissimo. Madonna mia, qua siamo all'... Oh, maronne mie. Madonna, qua mi hanno quasi rotto il culo. Ok. Ok, qui mi hanno rianimato delle unità. Poco ci fa. Alessandro, mi è fatto comandante. Ha dato ai persiani un assaggio della nostra forza. Per vincere questa guerra, però, dovremo spingerci ancora più lontano. Tra l'altro, sapete che dico? Io ritorno in città. Ritorno in città. Ok, sono contento. Sono veramente, veramente contento. Ok, abbiamo sbloccato qualcos'altro di caruccio. Allora, prendiamoci, perché ci serve pure purtroppo l'energia, no? Quella là per fare i combattimenti, per fare queste cose qua. Perché se noi andiamo su un menu, andiamo su un negozio, perché poi potete costruire la città, potete fare tutto quello che volete, potete fare tutto quello che volete. Vedete, qua abbiamo la lotteria. Bruto persiano. Fighissimo. Allora, raga, mi sono lasciato prendere, ve giuro. E praticamente ho costruito l'altro esercito. Ho spanso qua. Io a fine che sto gioco, cioè, gioco a bestia, gioco, ho capito. Dai, facciamoci l'ultima missione, perché poi qua potete comprare un sacco di roba, ragazzi. Qua ci sta il menu missioni. Qualcosa di fantastico, veramente fantastico. E i persiani non sanno l'unica cosa minaccia. Sconfigge i giocatori in battaglia PvP. Io una battaglia PvP me la voglio fare, sinceramente. Voglio attaccare con due. No, voglio fare facile. Adesso non credo che molto estremo mi dà una mano. Questo qua è sicuramente qualcuno che già sta giocando. Io posso mettere anche l'automatico, ma secondo me ci rompe il grande culo. Iniziamo, vediamo un po' che cacchio succede. Beh, mica tanto. No, no, questo gli sta a far male. Mi ha fatto male anche lui, Mi ha fatto il gran male anche lui. Però provo con un livello 5. Attacco 2. Facile, normale. Perché vedete, adesso noi stiamo invadendo le altre città praticamente. Mettiamo automatico. Facciamo così, stoppo. E faccio indietro. Da un bonus contro questo qua. E faccio riprendi. Vediamo un po', Perché dovrebbe essere buono così. Dovrebbe... Oh, cazzo. Non sono riuscito a prendere quella là. Quella mi serviva da prendere. Dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Madonna, mi è rimasta solo un'unità. Ok, me l'ha riportata in vita... Vabbè, me l'ha riportata in vita 3 su 4. Ci sta, ma chi se ne frega. Sono stato promosso. Grazie, sono contento. Perfetto. Signori, che dire? Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Aumenta la mia gloria. Vabbè, non ho capito. Il video di oggi può finire qua. Se volete un altro video di questo videogioco, fatemelo sapere. Io vi consiglio di scaricarvelo, perché è figo. È figo. E al prossimo appuntamento con il vostro Twitch 89. Ciao.